Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, oh Signore. In quel tempo l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una casa, nella città della Galilea, chiamata Nazaret, a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te. A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. L'angelo le disse: non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà un trono di Davide, suo padre. Regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine. Allora Maria disse all'angelo: come verrà questo, poiché non conosco uomo? E rispose l'angelo: lo Spirito Santo scenderà su di te, la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato figlio di Dio. Elisabetta, tua parente, la sua vecchiaia, ha concepito anch'essa un figlio. E questo è il sesto mese per lei, che era detta sterile. Nulla è impossibile presso Dio. Allora Maria disse: ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola. E l'angelo si allontanò da lei. Parola del Signore. Gloria a te, o Cristo. Il santo re Davide. Davide, sapete la storia, no? Era pastorello, giovane, inesperto, e il Signore lo fa ungere re di Israele. Fu un buon re nel complesso, con i suoi difetti, chiaramente, con i suoi errori, e qui in questo brano si parla della fine del suo regno. Verso la fine del suo regno, però, Davide visse grandi dolori, grandissimi. Pensate che era ormai ora di passare il trono ai suoi discendenti, ai suoi figli. Bene, il re designato si chiamava Amnon, uno di questi figli di Davide, se non che questo figlio fu ucciso dal fratello Assalomone. Quindi Davide dovette assistere all'omicidio di suo figlio da parte dell'altro suo figlio. E già questo è una cosa terribile per chiunque. Ma non basta. Assalomone a sua volta fu ucciso da un altro fratello per vendicare il fratello morto, Joab. A questo punto re Davide nomina Adonia come suo erede. Ma poi un certo Salomone uccide anche Adonia e diventa re Salomone. Quindi, vedete che è una storia terribile, sanguinolenta. Quindi Davide visse questo grandissimo dolore verso la fine del suo regno. Allora cosa fa? Pensa di fare una casa per il Signore, costruire un bel tempio per il Signore Dio. Penso per risanare questa scia di sangue, per unificare il suo popolo che era un po' disperso. Allora chiede a suo amico Nathan, il profeta. Nathan sulle prime dice di sì, però poi Nathan ci ripensa, parla in nome del Signore e dice a Davide: non tu, Davide, farai una casa per il Signore farà una casa per te. Cioè si capovolge, no? L'azione. Che succede? Che il Signore promette a Davide una discendenza, appunto una casa, si chiama casa regnante, da cui nascerà, sapete, anche Gesù, discendente di Davide. La casa di Davide a un certo punto però finisce con l'esilio, perché Israele fu preso e portato in esilio in Babilonia. Almeno formalmente finisce, però i discendenti ci sono ancora, Giuseppe di Nazaret era della casa di Davide. E così Gesù nasce da Maria con papà putativo Giuseppe, così si compie la profezia. Cosa ci racconta questa storia complessa, sanguinosa? Dice che a volte, quando noi vogliamo fare qualcosa per il Signore, ci agitiamo, no? Vogliamo fare tante cose,
presi da qualche sacro furore. Poi in realtà magari è il Signore che fa qualcosa per noi e non ci rendiamo conto. E invece rendiamoci conto di tutto quello che il Signore fa. A volte sento dire, ma come ho fatto a venire fuori da quella situazione? Non mi rendo conto di come ho fatto. Rendiamoci conto. C'è la mano del Signore, perché da soli ovviamente non riusciamo a uscire da certe situazioni, da malattie, situazioni complicate, liti in famiglia. Come ne siamo usciti? Ci si chiede. La risposta è: il Signore ci ha messo la mano, ha avuto pietà di noi e si è messo di mezzo per raddrizzare i nostri torti. Non sempre, il Signore ci mette la mano. A volte lascia le conseguenze dei nostri errori perché impariamo qualcosa. No, si dice sbattendoci il muso si impara di più. Ecco, a volte il Signore lascia che sbattiamo il muso dei nostri errori e per questo impariamo subito, di solito. Seconda lettura. San Paolo scrive ai Romani, dice, chi sono i Romani? I Romani sono pagani ed ebrei convertiti al cristianesimo che abitano a Roma. Cominciavano a essere perseguitati, quindi comunità a rischio. E allora San Paolo scrive questa lettera per confortarli un po', per dargli coraggio. E dice, fratelli, a colui che ha potere di confermarvi nel mio Vangelo, che annuncio a Gesù Cristo, secondo la rivelazione del mistero avvolto nel silenzio per secoli eterni. Dice, c'è un mistero che si tramanda da secoli e secoli. Il mistero non è soltanto qualcosa che non si capisce, che non si sa, che non si conosce. Sì, anche quello è un mistero, non si capisce. Dio è un mistero, nessuno può capire Dio. Ma il mistero è anche il piano che il Signore ha per noi. Qualcosa che ci viene proposto dal Signore. Ognuno di noi ha un progetto che Dio fa su di lui o su di lei. E allora l'impegno di questo cammino verso il Natale è anche renderci conto del piano che il Signore ha per noi. A volte non ci rendiamo conto, eh? Vogliamo fare le cose nostre come Davide, come gli altri, e poi il Signore invece sconvolge i piani. Cioè, voglio farti la casa? No, ti faccio io la casa, Davide. No, e così anche noi a volte vogliamo fare le nostre cose, ma il Signore invece ci propone tutt'altro. E allora mettiamoci in preghiera per capire quello che il Signore ci propone di giorno in giorno, un fatto quotidiano. Quando Gesù dice sulla croce tutto è compiuto, non vuol dire ormai è finita, ormai abbiamo subito la sconfitta. No, tutto è compiuto si riferisce al piano che il Signore ha avuto per l'umanità. Quella di salvarci, tirarci fuori dal peccato, dalla morte. Quello è il piano che Gesù ha compiuto e quindi con questo Natale facciamo memoria anche di questo grande dono che il Signore ci ha dato. Veniamo infine al Vangelo. Dice l'Annunciazione. Maria era una vergine. Sapete che le vergini in Israele erano piuttosto considerate poco, perché le vergini non avevano figli, quindi chi non aveva figli non serviva la comunità, era messo da parte. Bene, il Signore sceglie quella vergine messa da parte, senza figli, e propone un piano. E che piano propone? Altro che Davide, Salomone, Assalonne, che avevano i loro piani e il Signore poi li sconvolge. Qui Maria accetta di buon grado il piano che il Signore ha su di lei, senza capire tanto, eh? Cioè, ma come faccio? Non conosco nessuno, come faccio a diventare madre? Il Signore ci pensa lui, eh? E chiede però. Come sarà? Non accetta a scatola chiusa. E anche noi dobbiamo usare la testa, quando ci viene
detto qualcosa, in materia di fede specialmente, ragionare se questa cosa può essere vera o no. Esempio, ultimamente circolano dappertutto, su internet, fuori da internet, messaggi di Gesù Cristo, San Giuseppe, San Michele Arcangelo, tutte le Madonne possibili e immaginabili. Momento, non dobbiamo berci tutto, vediamo. Tanto è la Chiesa che deve dire se questi messaggi sono attendibili o no, no? E poi comunque noi abbiamo il Vangelo, che già contiene tutto quello che serve per salvarci, quindi siamo cauti, usiamo la ragione come fa Maria, chiede, ma come sarà? Ecco, allora, prepariamoci a questo Santo Natale, ricordando il messaggio che ci viene proposto oggi. A volte il Signore che fa qualcosa per noi, a volte non ci rendiamo conto. Ricordiamoci il mistero, questo progetto del Signore che ha per ciascuno di noi. Ricordiamoci Maria che umilmente accetta di buon grado questo piano che il Signore le propone, dice: sono la serva del Signore, avvenga di me secondo la tua parola. E anche noi dobbiamo dire queste parole quando il Signore ci sceglie. Sì, o da Gesù Cristo. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una casa, in una città della Galilea, chiamata Nazaret, a una vergine.